Da che cosa dipende il fatto che io sia in grado di conoscere gli altri, di entrare, permettete che usi l'espressione, nella lingua degli altri, anche delle cose? Qual è l'atto deciso? È un atto che tocca l'intelligenza o un atto che tocca l'essere, diciamo il cuore, diciamo quel centro dell'essere che non è riducibile all'intelligere, al capire? La risposta è questa: tutto decide la nostra scelta di vita. Se tu scegli di vivere facendo centro su di te, hai voglia di studiare, hai voglia di diventare un luminare universitario, un premio Nobel, non capirai niente. Se tu scegli di mettere il centro di te fuori di te, di metterlo a questo centro nelle cose, nelle creature, tu hai la sapienza. Ma questo non è un dono che si ha nelle accademie universitarie, si ha per partecipazione, e noi dobbiamo tenerci pronti a queste occasioni in cui la sapienza bussa alla porta.